Buona domenica sera a tutti i nostri telespettatori, bentrovati per una nuova edizione del Telegiornale. È stato un weekend pieno di eventi, vediamo se riusciamo coi tempi a farvi vedere un po' tutto quello che è successo, anche a livello sportivo, perché no. Iniziamo però dalla cronaca, o meglio, da una grande festa in occasione della giornata mondiale dei bambini. In questo caso si è celebrato con una iniziativa a Ponte Buggianese. In occasione della prima giornata mondiale dei bambini indetta da Papa Francesco, Don Fabiano Fedi, parroco di Ponte Buggianese, ha creato un evento nella piazza davanti alla chiesa di San Michelangelo dal titolo Futuro e Ecologia, con laboratori, giochi e balli in attesa dell'arrivo del vescovo di Pistoia e Pescia, Fausto Tardelli. Benvenuto! È una giornata che ha voluto fortemente il Santo Padre, Papa Francesco, infatti l'ha celebrato anche lui a Roma, chiamando i bambini un po' da tutto il mondo, almeno una rappresentanza ovviamente. E anche noi come diocesi di Pescia e precedentemente anche di Pistoia abbiamo voluto fare una giornata dedicata proprio ai bambini, per dire che i bambini sono importanti, perché il Signore ha detto che se non si ritorna come bambini non si può entrare nel Regno dei Cieli. Quindi bisogna imparare dai bambini e metterli al centro della nostra attenzione e non trascurarli o considerarli, così come spesso accade nel mondo, cose da dimenticare o da maltrattare. Ecco, no, noi vogliamo apprezzare il dono che i bambini sono per la nostra vita e dunque ben venga questa festa, che è la prima festa che facciamo per i bambini, ma che sarà la prima di una lunga serie. Questo nome perché allora c'era un grande campione del ciclismo, delle corse, ora c'è il Giro d'Italia, no? C'era un grande campione che si chiamava Fausto Coppi, e allora mio padre, che era molto sportivo, volle mettere insieme a mia madre il nome al figliolo Fausto, forse pensando che diventasse un grande ciclista. Non sono diventato un grande ciclista, sono diventato un'altra cosa, ma è soprattutto quello che il Signore voleva da me, quindi però porto il nome di questo grande campione che sicuramente vi ricorderete qualche volta. Avete sentito? Si è conclusa oggi la rassegna 2024 di Dialoghi di Pistoia. Ieri sera c'è stata la premiazione più importante a Corrado Aujas. La cosa più importante del dialogo oggi, come sempre, del resto è capirsi, perché si può anche essere un dialogo tra sordi, come si dice. Il premio internazionale Dialoghi di Pistoia 2024 è stato consegnato a Corrado Aujas. La settima edizione del premio internazionale dei Dialoghi di Pistoia, che quest'anno viene assegnato a Corrado Aujas, che è un intellettuale di grandissimo rilievo in ambito nazionale, che ha saputo coniugare la cultura alta con uno stile di comunicazione semplice e in grado di arrivare a un pubblico molto vasto. Io quello che vorrei dire ai giovani, guardate che né la pace né la democrazia sono conquiste per sempre, sono conquiste che stanno lì ma che vanno difese, perché sono continuamente a repentaglio, e l'una e l'altra. Capirsi vuole dire venirsi incontro, rinunciare quando è il caso ognuno a una piccola o meno piccola parte delle proprie ragioni per accogliere quelle dell'altro. È diventato difficile perché l'epoca è piena di incertezze e rinunciare anche solo a una parte delle proprie ragioni è spesso visto come un pericolo oppure un'impuntatura alla quale non si deve cedere. Ebbene, bisognerebbe insistere.
Sette veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e una patente ritirata in quanto non conforme alle normative vigenti. 25 verbali per varie violazioni al codice della strada con 50 punti decurtati dalle patenti. Questo è il bilancio di un'operazione di controllo del territorio che si è svolta in località Arco di Serravalle, nei pressi del valico che separa la Piana Pistoiese dalla Val di Nievole. L'iniziativa è stata coordinata dalla Polizia Municipale di Serravalle in collaborazione con la Polizia Provinciale e con un'unità cinofila della Polizia Municipale di Firenze composta da 4 agenti e 2 cani antidroga. L'operazione si è svolta nell'ambito del protocollo firmato alcune settimane fa dal sindaco di Serravalle Lunardi e dal prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, che ha come obiettivo il contrasto alle dipendenze giovanili da alcol e droga. Avvalendosi del supporto dei cani antidroga, è stato anche possibile controllare gli autobus di linea che transitano da Serravalle, controllandone i passeggeri. Sempre con l'ausilio degli stessi animali sono stati perlustrati i giardini pubblici di Ponte di Serravalle, abituale punto di ritrovo dei giovani della zona. In tutto sono state 70 le persone identificate. Ancora cronaca, i vigili del fuoco del comando di Pistoia distaccamento di Montecatini sono intervenuti questa notte in via Camporcioni nel comune di Ponte Buggianese per un incendio di un camion adibito al trasporto di generi alimentari. L'automezzo, regolarmente parcheggiato all'interno del terreno del proprietario, è andato completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto c'erano anche i carabinieri del NORM, il nucleo operativo radiomobile di Montecatini, che hanno provveduto a mettere sotto sequestro il camion. Non si registrano persone coinvolte, le cause sono in fase di accertamento. Facciamo un passo indietro, ieri era la giornata della biodiversità, sentiamo che cosa ha inventato Coldiretti nella sua iniziativa. In occasione della giornata mondiale della biodiversità, Coldiretti Giovani ha organizzato un evento dal titolo Biodiversità ornamentale. Nel contesto del mercato Campagna Amica a Pistoia, esposte decine di varietà di piante ornamentali, oltre a piccoli laboratori per bambini, degustazioni di pane e olio e a simboleggiare la biodiversità anche 2 simpatici alpaca e 2 pecorine nane. Abbiamo degli animali meravigliosi che non sono noti di queste zone, sono 2 alpaca stupendi della mia azienda, Fattoria Didattica. Oltre agli alpaca abbiamo portato anche delle bellissime pecorine nane che sono mamma e figlia e sono come cagnolini, ci seguono e sono super coccolone. Abbiamo ricreato una specie di giardino in città con centinaia di varietà diverse per far vedere anche alla cittadinanza quello che è il mondo del vivaismo qui a Pistoia, perché sono piante di provenienza del territorio. Sul territorio di Pistoia riusciamo a riprodurre migliaia e migliaia di varietà diverse di ogni tipo di pianta. In un totale di circa 5.000 ettari di vivai sul nostro suolo pistoiese ci sono circa 2.000 varietà e oggi ne abbiamo portate un piccolo assaggio per far vedere l'importanza appunto della biodiversità anche ai giovani in un settore che di giovani ne avrebbe anche un sacco bisogno e c'è tanta possibilità di crescita sia personale che culturale. È stato il Covid a far riscoprire soprattutto anche alle nuove generazioni il valore di potersi coltivare un cesto di insalata a casa, per esempio, e ci sono molte persone che hanno mantenuto questa buona abitudine per piantarle nei vasi sul proprio terrazzo e per potersi raccogliere un buon pomodoro ciliegino, un buon cesto di insalata, una buona foglia di prezzemolo o di sedano per fare un brodo. Nelle tante città della Toscana e dell'Italia ci sono tantissime varietà di olivo e non ce ne sono una soltanto. Con la nostra azienda noi vogliamo salvare tutti quegli olivi che si trovano sulle colline della nostra regione e sono in condizioni di abbandono. Vedi? Il nostro Simone Gai ha intervistato l'attrice pistoiese Letizia Toni, che ha interpretato Gianna Nannini in un film. Gianna, senti, dimmi un po', dove ti vedi tra 10 anni? Su un palco a cantare.
Disponibile su Netflix già da qualche settimana il film biopic dedicato alla rocker Gianna Nannini, che in poco tempo è tra i più visti sulla piattaforma. Il lungometraggio, che ripercorre la carriera della cantautrice senese per la regia di Cinzia TH Torrini, è un vero e proprio omaggio ad una delle artiste più rivoluzionarie e autentiche del panorama musicale italiano. Ad interpretare la Gianna nazionale, l'attrice Letizia Toni Pistoiese, che per questa esperienza si è immedesimata a fondo in un ruolo che per certi versi vede dei parallelismi con la vita della cantante. Man mano che studiavo il personaggio, studiavo comunque la sua autobiografia, tutte le interviste, ma reperivo anche informazioni della sua vita e della sua famiglia, mi rendevo conto che c'erano delle cose molto molto simili alle mie, cioè comunque anche lei proveniva da una dimensione di una famiglia con un'azienda imprenditoriale, quindi le dinamiche in casa, ciò che si viveva in famiglia, e più o meno sono simili, cioè il rapporto con i genitori, il rapporto, cioè, poi anche lei, un fratello più grande, uno più piccolo, io la stessa cosa, e anche questo fatto che io volessi fare altro, cioè io ci sono sempre stata nell'azienda di famiglia da quando sono piccola, però poi è chiaro che mi sono dovuta staccare per continuare per il mio percorso, perché due cose insieme era un po' complicato farle. Un sogno che si avvera, quello di Letizia, che con grande umiltà è riuscita ad interpretare un ruolo difficile con una performance da attrice navigata. Basti pensare che tutte le canzoni del film sono cantate da lei. Una somiglianza incredibile che deriva da mesi di studio e di prove al fianco di Gianna Nannini. Un orgoglio per il nostro territorio, ma soprattutto per i genitori che faticano a trattenere l'emozione. È stato emozionante in una maniera stupenda, perché a metà film, all'inizio, in determinate scene vedevi la sala che c'erano 200 persone, erano attori, roba del cinema, tutta gente del cinema che si alzavano e applaudivano. C'era qualcosa di me? Cioè nel film ci rivedevi qualcosa di me? Certo. C'erano delle scene che... Specialmente non dico faccio il che mi pare. Sì, specialmente lì, detto, la rilevata dalla realtà, proprio pari. Complimenti quindi a Letizia, in bocca al lupo per la carriera. Dobbiamo girare pagina purtroppo, perché è morto Valerio Mattei, sindacalista, attivo fin da ultimo in tante realtà del volontariato pistoiese, aveva 69 anni, è stato operaio dell'indotto Breda, oggi Itaci, e per altri membro del direttivo provinciale della FIOM CGL. Da pensionato Mattei ha prestato volontariato nella Croce Verde e al Circolo Arcibugiani di Pistoia, persona molto conosciuta a Pistoia per il suo impegno nel sociale e a livello politico. Il momento di estrema attualità era quello del basket di Serie B nazionale, con gara 4 delle semifinali playoff. In campo la Favo Aerons. Chi ha visto il mio servizio dopo gara 2 di Ruvo ricorderà che la parola era eppure la possibilità e la volontà di tornare a Ruvo c'era nei giocatori, nella società, in tutti quelli che sono venuti. Eppure dopo due partite in casa, tenendo a 60 punti una squadra che ne segnava 85, con meno del 40% dal campo, sudando sangue, sudore e lacrime, e con meno due giocatori, sgobba tutta la partita, a Radonic per 30 minuti, eppure la Favo ce l'ha fatta. 62-60 con un patema d'animo per tutta la partita, con una techno switch che non ha mollato mai, che ha avuto il tiro per la vittoria, ma negli ultimi 5 minuti praticamente fare canestro era un'impresa, perché la stanchezza aveva preso tutti, ma la Favo non ha mai mollato, è stata avanti 40 minuti, 80 nelle due partite casalinghe su 80. E allora si guadagna giustamente gara 5, dove tutto può succedere, eppure c'è tornata. Ma quello che è successo è qualcosa di volontà, di cuore, di volerlo più dei nostri avversari, per nulla togliere a loro. Se abbiamo avuto un briciolo, non lo so, anche di fortuna negli ultimi possessi, è perché evidentemente ce la meritavamo, ma non perché siamo migliori degli altri o speciali, solamente perché abbiamo avuto un cuore e ci abbiamo creduto sempre. Ma se pensiamo in modo logico, non c'è neanche motivo per non crederci, perché con quella di stasera
credo siamo stati 125 minuti avanti su 160, 5 minuti pari e 30 minuti avanti loro. Parliamo di Special Olympics. Si è concluso con una grande festa nella pineta di Montecatini Terme lo Special Olympics Italia, un grande appuntamento con lo sport inclusivo che ha coinvolto nel fine settimana 300 atleti con disabilità intellettiva provenienti da tutta Italia, misurarsi in 3 discipline sportive: l'atletica al campo scuola di Pistoia, il golf al club Montecatini e la pallavolo unificata al palazzetto dello sport di Ponte Buggianese. Insieme agli atleti 65 tecnici, 80 accompagnatori, 160 familiari e oltre 100 volontari. Al campo scuola di Pistoia si sono disputate le gare di atletica precedute dalle competizioni preliminari che hanno determinato le categorie di abilità per dare a tutti gli atleti la possibilità di gareggiare secondo le proprie forze, proprio come recita il giuramento dell'Atletica Special Olympic: che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze. Al termine delle gare si sono svolte le premiazioni. E oggi ci sono stati la divisione 3 e la divisione 2. Per la divisione 3 i 100 metri, i 100 metri piani, il salto in lungo, i 200 e 400 e la marcia. Per la divisione 2 invece ci sono stati, che sono un pochino gare più semplici, 50 metri piani, lancio della pallina, lancio del vortex e salto in lungo da fermo. E niente, è stata una giornata bellissima, hanno partecipato anche i volontari del liceo scientifico Amedeo di Savoia. Quanto queste gare senza volontari non possono svolgersi, perché per aiutare ragazzi con disabilità nell'autonomia li affidiamo a persone che non hanno mai visto, e in questo caso a ragazzi del liceo scientifico. Chiudiamo con la presentazione della quinta edizione del torneo dei Rioni di Montecatini, tra l'altro molto seguita. L'inizio ci sarà a metà della prossima settimana, la finale è prevista a fine giugno. Sarà Rione Montecatini Centro contro Rione Sant'Antonio Musicisti la partita inaugurale alle 20:45 di giovedì 30 maggio della quinta edizione del torneo dei Rioni di calcio di Montecatini Terme. A seguire alle 21:45 Rione Casina Rossa Montecatini Alto contro Rione Salsero Gallo Mezzo Miglio. Riposa il Rione Sottoverga Marruota. La finale è prevista martedì 25 giugno. È iniziato 7 anni fa, poi c'è stato 2 anni di sospensione causa Covid. Sta diventando l'evento principale della nostra tanta amata città di Montecatini Terme. È un torneo, il motto del torneo è dividere per unire, ovvero per un mese la città viene divisa in 5 rioni con l'intento di unire la stessa, è questo lo spirito del torneo. Ecco, i rioni quali sono? Ricordiamoli. I rioni sono 5, partendo dal nord, quindi il rione Casina Rossa, Montecatini Alto Nievole, poi c'è il rione Centro, il rione Sant'Antonio Musicisti, il rione Salsero Gallo Mezzo Miglio e il rione Sottoverga. Ogni rione ha un colore. Abbiamo i bianchi in stile calcio fiorentino, i bianchi del centro, i rossi della Casina Rossa Montecatini Alto Nievole, i blu del Sottoverga Marruota Biscolla, i gialli di Sant'Antonio Musicisti e i verdi del Salsero Gallo Mezzo Miglio. Il detentore chi è? Il detentore è il rione Casina Rossa Montecatini Alto Nievole, che è l'unico rione ad avere vinto 2 titoli. L'edizione 2024 del torneo dei Rioni di Montecatini è stata presentata nella sala consigliare del comune. La novità di quest'anno è la nascita della Supercoppa. Se la giocheranno i vincitori del torneo dei Rioni di Montecatini e quelle del torneo di Rioni di Monsummano. Ci fermiamo qua, rimanete su TVL, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.